Allora, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere come risolvere il problema dell'alto consumo della RAM, dell'alto utilizzo della CPU e del disco, ok? Sono problemi che capitano spesso su Windows e possono essere dovuti a una serie di, diciamo, di elementi proprio all'interno del sistema operativo che vanno a occupare memoria. In particolar modo, questa guida risulterà essere molto utile per chi ha poca RAM, ok, ma andrà a liberare quella RAM rendendo più efficace il computer. Prima di andare oltre, vi invito a iscrivervi al canale e a supportarmi con un like. La prima cosa da fare è aprire il Task Manager, ok, quindi andare in gestione attività, Control Alt Canc, gestione attività, e andare a vedere quelli che sono i processi attualmente attivi, ok. In questo caso avremo, cioè nel mio caso ci sono Microsoft Edge e OBS, ok, che stanno utilizzando memoria e un po' di CPU. Da qui possiamo renderci già conto di quale sia il processo che magari ci sta occupando memoria, ci sta occupando la CPU, magari potremo andare a vedere che è anche uno di quelli in background e quindi c'è qualcosa, capiremo che c'è qualcosa in atto. Nel caso si tratti di un processo che vale molto, possiamo interromperlo selezionando e premere termine attività. Nel mio caso non c'è nulla di particolare e quindi non ho bisogno di chiudere nulla. Nel caso non riconosciate un processo, magari fate una ricerca, chiedete a ChatGPT per capire cosa si tratta quel processo e se è effettivamente necessario chiuderlo. Potrebbe essere un aggiornamento di Windows, quindi magari è necessario soltanto attendere un po' di tempo. Quindi, una volta fatto questo, magari se non abbiamo visto che, cioè abbiamo trovato un processo che sta occupandosi in memoria, ma non capiamo il perché, anche chiudendolo poi si riapre e il problema è lo stesso, andremo a vedere come risolverlo con altri metodi. Ora, quello che andremo a fare quindi è andare nei servizi di Windows, ok? Andare a scrivere servizi, ok? E andare a cercarci un servizio in particolare. Mettiamoci su uno qualsiasi e premiamo S e dovremo andare a cercare SY di questa situazione con automatico. Quello che dovete andare a fare è disabilitato, interrompi, applica. Ok, e avrete la situazione come la mia. Ci potrebbe mettere un poco e fate ok. Potrebbe essere presente anche un altro servizio da disabilitare, non è presente per tutti, potrebbe essere Windows Super Fetch o semplicemente Super Fetch, ma nel caso di Windows 10 non dovrebbe esserci più attivo, non dovrebbe esserci più, infatti nel mio caso non lo trovo. Ok. Quindi ora una volta disabilitato questo, controlliamo sempre la situazione sul Task Manager, se riscontriamo ancora lo stesso problema, allora dovremo andare a intervenire attraverso altro metodo che è quello di modificare alcune chiavi di registro, ok? Editor del registro di sistema, oppure scrivete semplicemente in esegui regedit, ok? Così, la stessa cosa. Quello che dovremmo andare a fare è modificare due chiavi di registro che vi indicherò in descrizione il percorso. Comunque ve lo farò anche vedere. Uno è questo in Control Set 001, ok? Andremo a Control Set 001, andiamo a cercarci il servizio che prende il nome di NDU. Ok. Cioè, andremo alla cartella NDU e alla voce start qua inseriremo questo valore 4. Normalmente predefinito qui dovrebbe esserci il valore 2, ok, e noi andremo invece a inserire il valore 4. Ora dovremo andare a modificare un altro valore all'interno del registro, sempre in local machine, ok, sempre system, e non control set 001, ma current control set. Andremo in control e scenderemo fino ad andare in session, cioè chiamiamolo con la S, session management, eccolo qui. Session management, andremo a mettere memory management e andremo a modificare questo valore di clear page file at shutdown.
Dovrebbe essere 0, voi andate a mettere 1 e fate ok. Controllate sempre la situazione. Se il problema non è stato risolto, ora quello che dovremmo andare a fare è utilizzare un... Questo dovrebbe risolvere per lo più il problema. Potrebbe capitare per quanto riguarda invece la memoria ancora abbastanza elevata. Quello che faremo è scaricare un programma, qui troverete sempre il link in descrizione, questo qui. Ok, molto semplice, si installa e avremo una situazione del genere, ok? Ci dice la memoria libera, possiamo confrontare con Task Manager per vedere se effettivamente ci troviamo, ok? Nel mio caso 8,79 di libera e 8,8, ok? Tutto ciò che dovremo andare a fare è semplicemente premere pulizia della memoria, ci chiederà un'autorizzazione e lo andremo a premere. Ok, pulizia della memoria, vuoi inviare la pulizia della memoria? Sì. Ok, nel mio caso ha cominciato a pulire la memoria e mi darà molta più memoria disponibile, ok? Perché va a terminare quei processi che sono rimasti, diciamo, in uso, anche se non è più, non sono più, necessari. Quindi questa è un'operazione che ci aiuterà a liberare molta, della memoria. Il tool è gratuito, privo di virus, scaricato dal sito ufficiale, tutto, vi metterò il link, del programma in descrizione. Questo dovrebbe aver risolto molti dei problemi, tuttavia nel caso ci siano ancora problemi dovremmo andare a modificare alcune impostazioni sempre all'interno del Task Manager che sono le app di avvio. Cosa sono le app di avvio? Semplicemente sono quelle app che si caricano automaticamente all'avvio del sistema. Ok. Io in questo caso ho queste, anche quelle disabilitate lasciate perdere perché appunto le ho disabilitate e magari qui andate a disabilitare tutti quei processi che non vi servono, nel caso torrent non vi serve all'avvio, solo quando lo usate, fatelo. Qua spesso capita magari Steam, potrebbe esserci se giocate Steam, altri client di gioco che caricano l'avvio, non ci servono, ok? Quindi disabilitateli tutti, tenete abilitate veramente poche. Cose. Questo velocizzerà anche l'avvio del sistema. Questo dovrebbe, ripeto, già le altre operazioni devono risolvere tutto. Se il problema non si è risolto, potrebbe dipendere anche da qualche altra situazione, magari anche qualche malware. Questo lo analizzeremo in un video successivo. Ora andremo comunque a fare altre operazioni che sono la pulizia del disco, semplicemente pulizia del disco ci chiederà le nostre unità, facciamolo su tutto, ok? Su tutte le unità farò vedere solo l'unità C, ok? Andremo a spremere questa spunta pulizia file di sistema, di quale disco, andremo a premere là e andremo a pulire la memoria, ok? Nel mio caso ho fatto una pulizia recentemente, quindi sono pochi, ok? Andremo a pulire, andremo a abilitare qua file di sistema nel caso ci sia. E andremo a pulire tutto. Ci metterà un po', dipende dal computer, dipende dal tipo di memoria. E avremo pulito, quindi sia liberato spazio, sia pulito tutti quei file che magari potevano dare problemi al disco, che magari c'era un vecchio file di sistema, un aggiornamento, diciamo, che aveva fatto, e andremo così a liberare la memoria anche da questo carico. Infine, l'ultimo procedimento che a me è già in atto, ok, anzi no, che ha terminato, è la deframmentazione, okay, del disco. Come in uno short, scusate, da me fatto, vi sconsiglio di deframmentare gli SSD, ok? Quindi se vedete una situazione del genere, SSD non la deframmentate. Questo è un programma che è a pagamento. Okay, quindi ora vi faccio vedere quello gratuito incluso Windows, che è questo. E quello che dovete andare a fare è appunto, se vedete questa unità SSD, non fatelo. Qui potrebbe mi dà SSD, ma non lo è, ok? Vi assicuro non lo è. Viene letta come SSD perché si tratta di un hard disk esterno collegato tramite USB, il sistema me lo legge come SSD. Nel caso avete un hard disk meccanico, andrete a fare ottimizza, ok? E verrà fatta questa operazione. Nel mio caso farà subito perché l'ho appena fatta, ok? Quindi, però diciamo che potrebbe volerci del tempo. Quindi ricordate, questa è la cosa, basta scrivere defrag, ok? E c'è il sistema di Windows già fatto.
La deframmentazione potrebbe aiutare appunto a risolvere il problema del disco in quei computer che magari contano semplicemente su hard disk meccanici, okay? Su SSD non dovrebbe esserci problemi di questo tipo. Nel mio caso, vedete, infatti è tutto a zero e qui ho appena fatto qualche operazione e su SSD è tutto a zero nonostante sto registrando e tutto. Questo video è tutto, spero abbiate risolto il problema e nel caso abbiate ancora il problema scrivete pure nei commenti, sarò lieto di aiutarvi.